Letteratura americana e tanta passione. La libreria Pagina, all'angolo di Galleria San Donnino, è aperta da circa un anno e nonostante il settore in crisi e il recente lockdown, sembra funzionare. Grazie anche ad una serie di eventi organizzati con la collaborazione di Nicola Manuppelli, ha già conquistato lettori fedeli. Un atto di coraggio premiato, ma anche un progetto più ampio. La storia di questa avventura nell'intervista di Paola Torretta. Questa galleria è una galleria un po' strana a Piacenza, vero? Molto vivace negli anni Ottanta, io ho vissuto qui, vivo tuttora qui, però devo dire che adesso è abbastanza in decadenza, vero? Per cui quando ho visto che avevi aperto questa libreria ero veramente molto contenta. Allora ti chiedo, come mai questa scelta così coraggiosa, quasi eroica, posso dire, in una Piacenza sofferente, perché non possiamo che definirla così. Raccontaci un po' la tua storia, insomma. La scelta eroica di aprire la libreria e la scelta eroica di aprirla in galleria. Tutte e due, sì. Allora, la libreria, vabbè, insomma, io sono sempre stata una grande lettrice, quindi in realtà la libreria è sempre stato il sogno, come tanti clienti che vengono mi dicono, è il sogno della mia vita. Io il sogno pensavo di realizzarlo quando fossi andata in pensione obbligatoriamente, diciamo, ci sono andata prima e allora ho detto saltiamoci dentro prima, ci ho provato, mi sono fatta due conti, ho detto proviamo almeno. E quindi questo. La galleria, perché io comunque sono innamorata di questa zona qua, io non vivevo qui, vivevo verso il ponte di Po, però avevamo, io e mio fratello avevamo tutti gli amici sotto San Francesco quando eravamo dei bambini e abbiamo passato anni e anni a venire qui a giocare, quindi per me è stato proprio un ritorno, quasi un ritorno a casa. Quando ho visto che il negozio era vuoto e affittavano, ho detto no, proviamoci, perché era proprio, mi è tornata in mente la mia infanzia. Poi secondo me è un posto molto bello, è vero che la galleria sembra che stia un pochino morendo, ci sono tanti negozi chiusi, però ci sono rimasti dei negozi storici, secondo me ci sono dei negozi meravigliosi, cioè sono tutti di un certo livello, sono tutti negozi di un certo livello. In una galleria privata in pieno centro Piacenza, ma nello stesso momento leggermente decentrati dal caos, sì, quotidiano, secondo me, poi davanti a Piazzetta Plebiscito, cioè, è bellissimo. Parliamo invece della scelta specifica, no? Di una libreria di letteratura americana, quindi una nicchia del grande mondo della letteratura. Come mai questa scelta? Ci sono due motivi per questa scelta. Uno è molto personale, nel senso che io ho sempre letto di tutto, a casa mia ci sono sempre stati libri di qualsiasi narrativa, però così a caso quando ero alle medie i premi che ho preso erano gli americani e quindi è una cosa che ovviamente alle medie non riuscivo a capire tutto quello che leggevo, però secondo me qualcosa si è depositato, perché comunque sono titoli che ho avuto voglia di riprendere dopo, quindi qualche cosa dentro mi avevano lasciato, per cui sono tutti titoli che ho letto 3-4 volte. E la scelta di farla così è stato perché comunque volevo la libreria in centro, in centro a Piacenza, tra cui Piazza Duomo come zona, tra il Corso e Piazza Duomo siamo in quattro librerie, poi c'è il Book Bank, va bene, il Book Bank però sono libri usati, le altre tre vendono varia e secondo me fare una quarta libreria a distanza di poche centinaia di metri ancora di varia non aveva senso. Detto questo, questa è una libreria americana sui generis, nel senso che io non ho tutta la narrativa americana. Sud America cerco di avere il più possibile, centro Sud America, di quello che si può trovare in giro. Il Canada idem, il Nord America dipende dai miei gusti. Ci sono generi nei quali non mi riconosco e non mi riconosco, si trovano comunque in città,
e io non li prendo, prendo quello che piace a me, anche perché un lavoro è un lavoro, ma un lavoro da libraio deve essere anche un piacere. Siccome io i libri che ci so, che prendo li leggo tutti, e siccome libri al mondo ce ne sono tanti, allora tanto vale leggere quello che mi piace. Parliamo adesso un attimo della risposta che hai avuto al tuo lavoro, perché Piacenza è una città particolare, no? Ci sono i lettori fortissimi che leggono di tutto e che continuano a tornarci. E poi ci sono una serie di lettori che erano convinti di aver letto tutto degli americani. Detto questo, hanno cominciato a tornare sempre più spesso perché, ah, però io questo non l'ho letto, ah, però io questo autore non lo conoscevo. Quello che mi piace molto è che ci sono parecchie persone che entrano dicendomi: mi consigli qualche cosa perché vedo che lei ha dei libri particolari. Sono sempre stati interessati, si è sempre aggiunta gente nuova. E no, da quel punto di vista lì sono molto contenta. Voglio parlare degli eventi che completano un po' il tuo lavoro, sì. di libreria. Sì, questi eventi, non tutti gli eventi sono stati con lui, però la maggior parte sono stati con Manuppelli. Manuppelli è di suo uno scrittore. Molti secondo me lo conoscono come, cioè, il lettore forte lo conosce come traduttore dall'inglese, dall'americano, e come scout, editor, comunque ha portato in Italia parecchi autori che erano totalmente sconosciuti. La fortuna gigantesca è stata, numero uno, che lui viva a Piacenza, che okay. E numero due, che dopo forse 10 giorni, ma neanche 10 giorni, che avevo aperto, una settimana che avevo aperto, sia passato di qui, abbia guardato la vetrina, sia entrato e abbia detto: ma metà dei libri che hai li ho tradotti io. Un libro per l'estate? Io un libro per l'estate sinceramente consiglierei. Ho James Anderson. James Anderson, adesso noi abbiamo qua in Italia due libri, sta finendo il terzo. Sono dei romanzi che si leggono velocemente, però sono romanzi che portano all'interno di questa provincia americana com'è oggi, e quindi lasciano dentro delle sensazioni molto particolari e una realtà particolare. Oppure la canadese, la Turfs, io consiglio sempre per l'estate, io consiglio sempre La mia estate fortunata, che anche lì è un romanzo da lettura abbastanza veloce, è un romanzo che strappa anche il sorriso più di una volta, ma che nello stesso tempo, al di là del leggere la storia, uno comunque recepisce delle cose di un modo di vivere di determinate comunità o così, o quelli lì li consiglierei. Oppure L'ultima stagione di Don Robertson. Ecco, Don Robertson è un autore che è mancato da poco. È un autore che ha portato in Italia Manuppelli, per esempio, e per nutrimenti. Quello è un libro che magari da spiaggia, cioè, ha una dimensione notevole, però è un libro meraviglioso.